Ragazzi, come state? Io sono appena rientrato da fare un giro in moto dopo che ci ho fatto gli ultimi lavori l'altro giorno e vi faccio vedere con questo video, prima di tutto, i lavori che sono andato a fare, che sono: ho tolto tutta la vernice nera dai due fianchetti copribatteria e il fianchetto che copre il serbatoio dell'olio, perché voglio riuscire a farla diventare tutta color ferro come ho il serbatoio. E oltre quello ho fatto i due terminali di scarico neri opachi e poi vabbè, non vedevo l'ora di usarla, quindi oggi era domenica e ho detto boh, andiamo al mare, e quale occasione migliore se non per farsi anche un giro in moto andando al mare. Siamo partiti stamattina verso le 10:30, così abbiamo fatto boh, penso una sessantina di chilometri di andata e ritorno, però ci siamo divertiti e nulla. Poi vabbè, vi lascio un piccolo pezzo di video che ho girato per strada. Intanto vi voglio far vedere. Allora, come potete vedere, qua c'è il fianchetto, questo qua, che prima era nero come il parafango dietro, e con lo sverniciatore ci ho passato qualche ora e piano piano sono riuscito a farlo venire così. E poi ho fatto i due scarichi qua, i due terminali neri opachi, che secondo me danno, cioè, proprio un bel effetto alla moto. E nulla, a parte quello, poi ora vabbè, c'è qualche altra piccola cosa che vorrei fare, come per esempio anche il parafango dietro, vorrei da nero farlo diventare color ferro, diciamo, per dargli tutta una linea uniforme di colori. Poi vabbè, qua davanti ci ho messo questa borsa qua, che è l'unico sistema che ho per poter metterci dentro un asciugamano e qualcosa così al volo, perché le borse laterali non mi piacciono tanto. Preferisco avere la moto così con la linea nuda e cruda. Poi cos'altro? Beh, a parte vorrei sempre il solito lavoro del faro, che però anche quello lì ci sto ragionando un po', perché devo riuscire a trovare una soluzione che sia bella e che sia anche funzionale, perché che non sia una cosa ballerina o fatta così a caso. Poi cos'altro vorrei fare? Bah, nulla, a parte mi piacerebbe farci i cerchi neri, i cerchi e i raggi neri, però boh, non lo so, perché forse andrebbe un po' a rovinare lo stile della moto, quello vediamo pian piano. Comunque, dopo aver fatto questo giro in due, vi posso dire che la sella che avete visto che ho montato è veramente, cioè, spettacolare. È comoda, sembra di guidare completamente un'altra moto, perché ha acquistato veramente, c'è proprio un feeling esagerato con quella sella lì. Anche in due posso dirvi che, cioè, che è comoda. Certo, la parola comoda sembra sempre esagerata, però diciamo che confronta quella che avevo prima era comoda. E poi nulla, abbiamo fatto questo giro, siamo passati un po' in mezzo ai campi con i girasoli, siamo passati attraverso delle belle strade. Non c'era tanto traffico fino a che, vabbè, non siamo arrivati logicamente sulla costa, dove c'era, anche per trovare parcheggio è stato un po' un casino, però ci sta, alla fine è domenica, è luglio, quindi è una cosa normale, però il moto è stato veramente, cioè, un buco lo si trova sempre. Nulla, dopo vi posso dire, come dicevo, la sella ok, le marmitte anche con la verniciatura fatta apposta con la vernice per le alte temperature hanno retto benissimo. E niente, vi lascio qualche pezzo di strada che ho fatto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!
Visto, ci siamo fermati per fare qualche foto, che ne ho messa una su Instagram, che tra l'altro è andata veramente alla grande, perché tipo nel giro di 2 ore ho preso all'incirca 2000 visualizzazioni e circa 200 like, quindi sono veramente soddisfatto.
E a parte questo, poi ci siamo fermati lì, come vi dicevo, a fare delle foto. Dopo ho fatto quella partenza in moto con la mia ragazza che mi riprendeva. E nulla, comunque proprio, cioè, alla fine è stato molto più bello fare il giro in moto di quando siamo stati al mare, perché vabbè, come tutti i motociclisti, cioè alla fine è il percorso che ti porta al luogo dove vuoi arrivare, cioè, dove noi ci divertiamo. Dove potete seguirmi, come ormai penso lo sappiate tutti, quello che uso più frequentemente per mettere le fotografie, in quanto il mio lavoro da fotografo e videomaker, i video tratto qua su YouTube, mentre la fotografia ho un profilo su Instagram che si chiama abe-cc, dove all'interno potete trovare, vabbè, a parte le foto della moto, poi mi piace, è un periodo che ho trovato anche molto interessante fare video nelle case abbandonate, nei luoghi abbandonati. Sempre facendo i giri in moto mi capita di vedere una casa, un albergo, una stazione ferroviaria, qualcosa che ormai è abbandonato da tanti anni e mi sono appassionato a visitarle. Nulla, io come vi dicevo, allora, in questi giorni sicuramente se ci saranno degli altri video di qualche altro giro che farò, essendo le giornate davvero belle, la stagione ideale, poi qua in Toscana ci sono dei posti magnifici perché ogni collina che uno passa c'è un tipo di vegetazione differente e quindi sarà, cioè, molto bello. Adesso poi in questi giorni sicuramente andrò a fare un giro verso Cecina, dove voglio andare a vedere le colline del vino. Quindi anche lì se riesco poi magari faccio anche una diretta quando sono sul posto, però sicuramente vi ci porterò un video. E nulla, questa giornata devo dire è stata davvero, cioè, fantastica. A parte che, vabbè, ho scoperto dei posti nuovi che non avevo mai visto e quindi è stato davvero bello. Il mare tanto quanto, perché alla fine logicamente c'è confusione in questo periodo, quindi anche se in teoria non si potrebbe, però le spiagge sono veramente, cioè, sono affollate, quindi diciamo il mare per come ci piace viverlo a noi, con tranquillità, dove alla fine non hai casino intorno, questo non è proprio il periodo assolutamente. Però non ci lamentiamo perché ancora grazie che qua vicino a casa mia, cioè, ci sono le spiagge, quindi ne approfitto ogni giorno per poter andare a fare un giro in moto e andarmene al mare. Io vi saluto, vi lascio comunque i link del mio profilo di Instagram e di tutti i miei profili, che potete trovarli qua sotto in descrizione. E nulla, adesso l'ultimo acquisto che voglio fare è comprare il microfono per la GoPro, in modo da poter sentire anche l'audio durante le registrazioni dei motovlog. Se avete qualche consiglio di qualcosa che usate voi, di qualche microfono che secondo voi è buono, essendo l'Harley molto rumorosa, ho bisogno di un microfono che sia parecchio potente. Quindi se avete qualche idea o qualche consiglio da darmi, io vi ringrazio. Vi saluto e vi auguro buona strada a tutti. Al prossimo video. Ciao ragazzi! Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere. Grazie.